France! Allez, vive le général! Al via il carnevale di Frosinone con la tradizionale esposizione della Raveca dal campanile, la distribuzione delle frappe, il ballo di carnevale e le prime scorribande del generale. Impazzerà per una settimana fino al processo e alla bruciatura del suo fantoccio martedì 13 febbraio. Una settimana intensa nelle mani dei radecari, dei pantanari e dei ciociari, ai quali simbolicamente sono state consegnate dal sindaco Mastrangeli le chiavi della città. Un calendario pienissimo, con le serenate in tutti i locali del centro storico, le visite del generale, tanti appuntamenti in varie zone della città, il gran ballo del generale il sabato sera per culminare nella festa della Radeca del martedì. Un carnevale di Frosinone particolare davvero per questa 225esima edizione, perché da quest'anno il Carnevale di Frosinone è stato inserito nel novero dei Carnevali storici d'Italia, insieme a Ivrea, Venezia, Putignano e alcuni altri. Essere il sindaco, rappresentare la città sotto il campanile con la fascia tricolore e con un simbolo particolarmente identitario come la Radica, è veramente strappa l'emozione a tutti, in modo particolare al sindaco. Quest'anno questo nostro Carnevale si arricchisce dell'appellativo di carnevale storico. Il carnevale di Frosinone, dopo 200 anni, diventa uno dei carnevali inserito negli annali della nostra Repubblica Italiana. Lei ogni anno produce la Wespa, anche quest'anno, chi ha vincicato? Beh, sarebbe lungo l'elenco. Diciamo che quest'anno ho dato se così si può dire, una modernata al giornale, preferendo dare spazio a persone che normalmente non ci vanno. E viva il carnevale, e viva la Radeca, mi hanno dato pure una Radeca. Mi raccomando, il carnevale va festeggiato. Quest'anno, mi raccomando, si fini, basta. Fate doni, va bene oro, sedie, tavolini, qualsiasi cosa va bene, ok? Le sciavaliere, poche, il piede lumiere, poca luce, della Rue delle Cavaliere. E viva la Radica, e viva la Fragna, e gioia per tutti!